Capacità produttive inalterate in Italia, minimi tagli del personale, investimenti in tutti gli stabilimenti del gruppo che realizzeranno 17 nuovi modelli per il mercato europeo ed internazionale. Questo è quanto ha detto la di Fiat Sergio Marchionne ai sindacati firmatari dell'intesa, ovvero FIM, UILM, FISMIC, UGL e Associazione Quadri. Nonostante le difficoltà del quadro economico generale, che non mostra segni di miglioramento, l'industria delle autovetture non abbandonerà l'Italia. Torino in particolar modo verrà trasformata in polo del lusso. Nel 2013 le officine di Grugliasco produrranno due modelli di Maserati, mentre a Mirafiori toccherà l'Alfa Romeo Mito e una famiglia di vetture di alta gamma. Lo stabilimento di Menfi invece verrà utilizzato anche per la produzione di SUV e CUV e quello di Cassino ospiterà una piattaforma già definita e condivisa con Chrysler. Gli obiettivi Fiat del 2012 sono stati raggiunti e per il futuro sia i target che le vendite sono stati rivisti al ribasso. Da un mese l'azienda ha aperto un tavolo di confronto con il governo per trovare interventi che migliorino la competitività dell'export. La di Marchionne ha dichiarato inoltre che è necessaria la piena e condivisa implementazione di quelle condizioni di competitività concordate con i sindacati che hanno firmato il contratto collettivo di gruppo. Per questo, ha concluso, è necessario che chi ha condiviso questo progetto lo difenda attivamente nei confronti di alcune minoranze determinate ad impedirne il successo contro gli interessi del paese e soprattutto degli stessi lavoratori.